Buon pomeriggio, benvenuti alla sala stampa del Centro Sportivo GV Fabbri SPAL, conferenza stampa post gara dell'incontro amichevole SPAL-Pontedera. Diamo spazio alle domande nel post gara al nostro tecnico Pep Clotette. Prego Sovrani. Buonasera mister, ben ritrovato. Alessandro Sovrani, Interistense Radio International. Cosa le è piaciuto oggi nella sua SPAL e cosa invece non lo ha particolarmente soddisfatto? Grazie, buonasera. Noi abbiamo iniziato il lavoro 3 settimane fa e abbiamo lavorato molto sulla intensità nel gioco, sulla verticalità, sulla mentalità di cada pala, usare cada pala per creare un attacco. Abbiamo lavorato molto sull'inserimento, abbiamo lavorato sulla transizione difensiva, di tenere una mentalità molto aggressiva quando perdiamo la palla e soprattutto nella mentalità di difendere in avanti, di difendere con aggressione. Questo tiene un richiamo fisico molto importante, questa mentalità di gioco, e il mio obiettivo oggi era basicamente poter fare questo tipo di gioco con la limitazione del fatto che portiamo poco tempo lavorando, ma farlo per 45 minuti. No? Dal punto di vista fisico, della mentalità, della intensità e della idea del gioco, a me mi è piaciuto che il calciatore ha mostrato una capacità per farlo per 45 minuti con un'intensità alta per il momento della stagione. No? Questo mi è piaciuto, también mi è piaciuto molto, ma questo lo posso dire cada día, cada giorno posso dirlo. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento del calciatore, la positività, il credere in questa idea collettiva. Io penso che nel calcio, se tutti pensiamo lo stesso e tutti corriamo e tutti vamo con una mentalità verticale e una mentalità aggressiva, è possibile di fare di più con la mentalità collettiva. E come io lo vedo, che sempre il collettivo, la squadra è più importante che l'individuo, io oggi volevo vedere questa mentalità e oggi l'ho visto e guardato una SPAL collettiva, una SPAL che tiene una mentalità forte di andare avanti, di giocare a fare problemi all'avversario, di rubare la palla lo più veloce possibile per continuare attaccando. No? C'è qualcosa che invece non ha funzionato secondo lei o qualche aspetto ancora da perfezionare? Sì, ma molto dettagli, perché questo di oggi solo era un primo contatto con un avversario, ma molto dettagli. Penso che in uscita sotto pressione noi possiamo fare meglio. Qualche volta abbiamo giocato molto orizzontale quando potevamo prendere una verticalità, ma questo è normale perché è molto difficile da cambiare un'idea subito. In qualche posizione tattica abbiamo preso un rischio che penso che è per la volontà di rubare la palla lo più veloce possibile, ma penso che abbiamo preso qualche rischio che possiamo evitare, no? Ma questo arriva solo da molti dettagli che vamo a migliorare. Dopo domani io guardo la partita e facciamo un buon analisi, un buon feedback al calciatore e continuiamo di costruire. No? Benassi. Buonasera mister. Buonasera. Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita di Ferrara. La prima domanda è, le chiedo come sta procedendo il suo lavoro, se vede che la squadra risponde bene a quelli che sono, diciamo, i suoi stimoli, sia dal punto di vista fisico-atletico che anche, diciamo, sugli schemi di gioco. Sì, io penso che la squadra risponde bene, la squadra
gioca con, dopo oggi gioca con una positività che tutto nasce del lavoro intrasettimanale e della idea collettiva che tutti insieme possiamo fare un calcio che non piaccia a tutti, no? In questo mi trovo molto comodo nella situazione del lavoro con la squadra, con la società, e dopo oggi è un passo, un primo test importante per noi, per vedere quanto abbiamo lavorato e hasta che punto dobbiamo continuare migliorando molto, no? La società sta cambiando proprietà e quindi questo ovviamente porterà degli interventi sul mercato che saranno avanti rispetto a quello che è il suo lavoro. Ecco, questo creerà qualche problema al suo lavoro, qualche nuovo inserimento che ovviamente arriverà dal mercato, oppure lei sta già prevedendo, insomma, che queste cose non creeranno problemi per l'inizio del campionato? Io credo che il cambio della proprietà, che per lo che rispetta a noi, a lo che è il lavoro con la squadra, si è fatto molto bene per parte di Colombarini, del signor Colombarini e del signor Tacopina, perché per lo che rispetta a noi non ho trovato una grande difficoltà, no? In quanto al lavoro. Dopo lo che a me non è stato un problema, no? Tengo molto buona relazione con lo due, ma sto molto centrato nel mio lavoro con la squadra. E io penso che quando una società cambia di proprietà sempre hai qualche scelta che può fare un'affettazione alla squadra. In questo momento non ha avuto nessuna, no? Pensiamo. Io devo tenere fiducia di che questo continua così e che tutti in la SPAL sempre pensano di fare lo meglio possibile per la SPAL. È evidente che falta molto per fare, è evidente che qualche posizione non manca qualcuno, ma io penso che io vedo nella società la intenzione di fare la squadra lo più subito possibile, no? Io penso che tutti gli allenatori vogliono tenere una squadra prima di iniziare, no? Per poter lavorare. Noi stiamo nella situazione che stiamo, io sempre poso alla spalle davanti di me e non prendo una scusa, voglio che il mio calciatore faccia come me, non prenda una scusa della situazione e fare lo meglio possibile della nostra disposizione, no? Buonasera mister, Davide Sottini, Estense.com. Le chiedo come ha trovato il centro sportivo, come si lavora qui a Ferrara, insomma, come ha trovato le strutture. Bene, mi piace. Io sono abituato al lavoro in centro sportivo perché è stato fortunato che tutta la società in cui ho lavorato tiene il suo centro sportivo. Qui ho trovato un centro sportivo molto ben pianificato per lo che è il lavoro. Tutto ideale, vicino, teniamo di tutti qui con noi e dopo noi controlliamo anche la colazione e il pranzo del calciatore. Io penso che con molta comodità per questo centro sportivo, sì. Cosa si aspetta dai nuovi arrivati, quindi Dorazio, Colombo, quanto si aspetta? Qualche in più o? Insomma, che idea ha, che cosa si aspetta da loro, che cosa possono dare nel campionato, quanto margine di crescita hanno? Io penso che lo due calciatori hanno un margine di crescita molto grande per l'età, per la mentalità, perché penso che hanno arrivato a una società che agrada il lavoro, che agrada di lasciare crescere al calciatore. Penso, per lo poco che ho vissuto in Ferrara, penso che questa società tiene una tifoseria che gli piace che il calciatore cresca, e penso che lo due tiene molto margine di crescita perché evidentemente sono giovani, no? También è importante di guardare la sua prestazione, la competizione in Serie B è molto difficile. Noi in la SPAL teniamo un obiettivo
molto ambizioso, che è fare una squadra giovane che faccia un buon calcio e che faccia un campionato nella Serie B. E noi tutti sappiamo lo difficile che è la Serie B, è importante che i nostri tifosi capita che questo calciatore bisogna di una situazione per crescere e pensare che il calciatore solo farà che crescere no? Durante la stagione, ma tutti sappiamo che è difficile, ma nella difficoltà si vede la forza di una società, no? E adesso vamo a pensare che tutti insieme e possiamo fare una cosa come fare una squadra giovane che faccia un calcio che non piaccia a tutti e che sia effettiva, no? Lei ha incontrato Tacco Pina 2 settimane fa, vi siete parlati, ci può dire che cosa vi siete detti, quali progetti ha? Tra l'altro lui ha detto che tra 5 anni lei allenerà in un top club, che cosa ci può dire a questo proposito? Questo è molto importante perché penso che il lavoro di un allenatore può fare un piccolo impatto in una società, il lavoro di un calciatore può fare un piccolo impatto in una società, ma il lavoro della proprietà è molto importante, no? La visione della proprietà è molto importante perché la proprietà sta in una situazione di fare un impatto grande in una società, no? A me piace che lui tenga la mentalità di crescere in questa società. Io penso che è una società ideale per farlo. Penso che tutti, per lo che io ho conosciuto, tutti nella società vanno ad aiutarlo a che la SPAL cresca, no? Ma è importante che questa idea di crescere, no? È importante che venga, no? Che venga della proprietà, no? Mauro Malaguti, Resto del Carbino. Buonasera. Ciao. Claudio. Volevo chiedere solo una cosa. Nel secondo tempo la squadra è stata molto frizzante, il Tridente ha manovrato bene, avete fatto buone cose. E nel primo tempo invece è sembrato un pochettino più in difficoltà ad attaccare il Pontedera. Come spiega le caratteristiche dei giocatori davanti, le prestazioni dei singoli, oppure ci sono altri motivi? Bene, también, all'inizio della partita, una partita all'inizio sempre è un poco difficile, no? di trencare, di trovare. Penso che la due squadre hanno stato molto bene all'inizio della partita. Noi era la prima volta che giocavamo contro una squadra di Serie C, competitiva. Era un piccolo test di capire tutto lo fatto nell'allenamento, di portarlo in una partita, no? E penso che è normale che costa un poco di più all'inizio. También penso che abbiamo fatto occasioni per segnare algún gol nel primo tempo. Dopo la partita si è aperto un poco in più. Il nostro calcio di verticalità è molto effettivo quando una partita si torna aperta, no? Perché lo spazio è un poco più grande e dopo arriviamo. Ma a me mi è piaciuto le due squadre per lo stesso, no? Mi è piaciuto molto il calcio del primo tempo, mi è piaciuto il calcio del secondo, ma manca di migliorare molto, no? Al centro sportivo GB Fabbri SPAL, i biancazzurri di mister Pep Clotet affrontavano la prima amichevole stagionale contro il Pontedera, formazione di Serie C allenata da mister Ivan Maraia. 23esimo corner di Tunjov sotto porta, dove Vicari di tacco devia sul palo. Ne esce una mischia risolta dal portiere toscano che blocca in presa. 32esimo, punizione di Viviani da 25 metri, il portiere blocca centrale. 39esimo, lancio preciso di Viviani per Ellerson, ingresso in area e passaggio al volo a Latte-Latte che davanti al portiere non riesce a superarlo con un tocco morbido. 44esimo del primo tempo, punizione di Viviani dal limite, parabola intercettata in tuffo dal portiere Sposito.
al 45esimo Di Francesco a sinistra crossa in mezzo, latte latte lascia scorrere per Ellerson che stoppa palla però calcia sopra la traversa. Nel secondo tempo al primo minuto Milani dal fondo mette in mezzo dove Mouton di testa sfiora il palo alla destra di Seculin appena entrato. Al secondo minuto Esposito da posizione defilata mette in mezzo all'area dove Sec tocca per Missiroli, piatto vincente all'incrocio dei pali. Settimo minuto, Sec punta l'area, poi al limite scarica a Colombo. Stop e conclusione a giro, deviata che si stampa sul palo. Decimo minuto, Iabre serve lungo Colombo che supera l'avversario diretto ma scarica sul portiere in uscita. Un minuto dopo, dal corner, Esposito trova Mazzocco in mezzo all'area di rigore. Colpo di testa alto. Dodicesimo, Colombo lavora un ottimo pallone in area e gira sul secondo palo dove Missiroli di petto smorza per Sec. Piattone senza difficoltà per il raddoppio. Quattordicesimo, Dorazio conquista palla al limite favorendo Esposito. Assist preciso per Colombo che insacca la sfera all'incrocio dei pali. Diciannovesimo, ancora Colombo contrasta un avversario sulla tre quarti favorendo Sec che entra in area e saltato il portiere appoggia in rete. Ventunesimo, punizione di Magnaghi dal limite fuori di poco. Trentunesimo, Sec parte in contropiede ed entrato in area scarica in fondo alla rete. 32esimo, buon lavoro di Dorazio in area, servizio a Colombo che infila la sesta rete in porta. Al 38esimo, Mora tenta il pallonetto da centrocampo, pallone di poco alto. È l'ultima azione importante dell'incontro che finisce 6-0 per i biancazzurri.